faccio. Adesso andiamo ad assistere alla ragazza giapponese Wakaba Higuchi. Sì, Wakaba che era quinta dopo il programma corto, una Wakaba che non è al top della condizione perché sta recuperando da problemi fisici. Alto sovía dell'umbro seme la vita y la más fuerte conquista en oscuro se asina, mas por ser de amor el lance di un ciego oscuro salto y fui tan alto que le di a la casa alcance. Extraña manera, mil vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo, tanto alcanza cuanto espera, esperé sola este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la casa alcancé. Allora, dobbiamo mettere tutto nel giusto contesto. Wakaba sta recuperando da problemi fisici, quindi è abbastanza indietro con la condizione. Quando vedete Wakaba in difficoltà col triplo Lutz, vuol dire che siamo lontani dalla quadratura del cerchio.
e oggi insomma i problemi sono iniziati proprio con il Triple Woods. Chiaramente ha rinunciato al triplo Axel, che non ha mai tentato sostanzialmente in questi giorni. Per lei work in progress, non ha bisogno di essere al top della condizione ora, è già qualificata per i nazionali, ha le sue due tappe di Grand Prix che arriveranno più avanti e quindi avrà tempo di recuperare la condizione. Altro non si può dire, perché sostanzialmente ha completato un triplo, forse un salto. Sì, sì, esatto. Poi soprattutto appunto Wakawa è una tra le poche ragazze che appunto fa triple axel quando è veramente in forma, e poi quando lo eseguisce è un salto come si deve. Però ti dico una cosa, vederla pattinare in pista, solo per fare esercizi di pattinata, è qualcosa di spettacolare, perché io trovo che non ci sia una donna come lei. Sì, sì, beh, è una caratteristica di tutti i giapponesi, sua in particolare, hanno un molleggio pazzesco, le aiuta molto il baricentro basso a loro, ed è veramente bello vederli in pista, hai ragione. Hai detto bene, il molleggio, ecco, lei ha un molleggio che nessun'altra riesce a eguagliare, genera una velocità dal nulla che a volte mi ricorda il miglior Patrick Chan, per dire, no? Ecco. Patrick Chan era veramente bello da vedere in pista, io ogni tanto riguardo a lui, soprattutto per quando faccio magari le mie transition, che lui non aveva mai più di un incrociato in una transition, e mi piace molto riportare questo nei miei programmi, perché magari vedere delle rincorse con 3-4 incrociati stufa un po' l'occhio, ecco. C'è una grande proprietà di... Beh, sai Patrick, mi ricordo che ai tempi dei corti con il passo obbligatorio poteva anche eseguire il salto da solo in un altro momento, perché lui comunque aveva sempre la transition davanti all'elemento, ecco. Sì, era una sua caratteristica, lui ha una padronanza che comunque in Wakaba rivediamo nel molleggio, è proprio veramente una padronanza che loro hanno. Poi magari ci sono giapponesi più complete come skating skill complessivi, no? Satoko, mi viene in mente Miyara, se vai a valutare ogni aspetto forse è più completa, ma se parliamo di velocità e scorrevolezza, insomma Wakaba è numero uno probabilmente. Sì, assolutamente d'accordo. Quanto può valere questo programma dell'AI? Ma non, secondo me non bisognerebbe neanche fare il calcolo ingeneroso per una che è stata vice campionessa mondiale, ecco, e che sta recuperando da un momento di difficoltà a causa problemi fisici. È chiaro, ha completato poco, quindi il punteggio tecnico sarà molto basso. La terranno sui components, perché comunque sì, lei pattina. Sì, no, e non puoi tenerla bassa lì. E infatti arriva un 92-45. Sì, con però 56 di components e 37 di punteggio tecnico, ecco. Parliamo di una che vale di norma 40 punti in più sbagliando, ecco, quindi figuriamoci. Adesso tocca alla pattinatrice che tu, Matteo, hai conosciuto